sono arrivata. Ah, ok. Un consiglio che vi do è non pensateci all'ultimo minuto. Ciao! Questa forma di cuore si è possibile. No! Perché devi fare queste cose? Allora ragazzi, bentornati qui sul mio canale, come sempre Drake vi parla. Oggi siamo qui, tornati sul mio canale, sì, ma con un video che non ha nulla a che fare con gli altri. Questo perché oggi è giorno 1 ottobre, se mette a fuoco, e io e Claudia facciamo appunto 2 anni, e per l'occasione ho deciso di farle una sorpresa. Il problema è che ho scelto di fare questa cosa un po' troppo tardi, perché sono le 2:30 e Claudia è praticamente qui fra un'ora, quindi un'ora di tempo per organizzare il tutto. Ecco, appunto mi sta chiamando. Amo? Cristiano. Amo. Ma stai partendo adesso? Tra un po', 5 secondi e parto. Ah, ok. A dopo allora. Ok, sono ufficialmente nei cazzi. Per prima cosa devo muovermi e farmi una doccia, perché sono tornato da scuola e sto morendo. E nulla, intanto devo muovermi. Bene. E ora che cazzarola mi metto? Devo smettere di vestirmi, mi devo muovere, cosa penso di nero? E poi perché ho il cappello? Bella! Bella! Perché Criti fai la barba, se c'è cortissima? Perché a me sta sulle palle. Voglio essere liscio come il culo di un bambino. Ce la farà Drake? No. Nel frattempo che faccio la barba, vi spiego cosa ho in mente di fare. Beh, dovrei comprare delle rose, così quando viene gli do questa sua piccola prima sorpresa. Ma la vera sorpresa sta nella sera, perché vorrei ordinare delle pizze a forma di cuore, e dopo sarà un'impresa chiamare il pizzaiolo e chiederglielo, e poi mettergli al posto della pizza il regalo che gli ho fatto, nonché un anello che ho comprato da Amen, un semplice anello a forma di corona. E quindi nulla, farle questa sorpresa, anche se non riuscirà mai perché mi devo muovere. Ok, ho fatto barba, doccia, profumato e tutto, ma adesso manca poco e devo ancora ordinare la cucina, che sarà il luogo appunto in cui mangeremo, e poi devo andare a prendere ancora questi fiori. E per muovermi ho mandato mio fratello a vedere se ci stanno meno, per non perdere tempo appunto, e aspetto appunto che mi chiama. Ma pensavo, perché non darglieli con una caccia al tesoro, sperando che io abbia tempo. Non ce n'è, non ce n'è, buono più. Cosa non ce n'è? Rosa. Come non ce n'è? Non ce n'è. Sicuro, controllato. Sì, no. Ok, cambio di programma. Anche stavolta mi ha salvato Ikea. Questo perché ho trovato una cornice che avevo conservato, e quindi metterò una foto scattata in Polaroid. Lì dentro sarà la sostituzione del regalo con le rose. Tada! Ok, siccome sta per venire non riesco a fare una lunga caccia al tesoro, però ho scritto 3 frasi precise, tanto per fare un qualcosa di particolare e diverso. E niente, adesso devo stamparle, ritagliarle, appiccicarle. Ok. Olè. Vedete ragazzi, un consiglio che vi do è non pensateci all'ultimo minuto, perché poi succede questo, qualcosa va storto. Però la parte positiva è che rende il tutto un po' più divertente. Quindi sì, troviamo il lato positivo anche in questo. Yeah. Tra l'altro per domani ho pure compiti, ho un bordello di compiti, ma me ne sto altamente fregando, perché la scuola viene prima di tutto, sì, ma a volte può anche aspettare. E di certo 2 anni di fidanzamento penso siano un'ottima scusa per mandare a fanculo le prof. Già. Basta, andiamo. Ok, un fogliettino sarà attaccato fuori. Cazzo. Ma mi sta chiamando qualcuno. Ecco lei. Amo? Amo, vedi che sono arrivata. Ah, ok, ti devo aprire il cancello? No, il cancello quello per entrare dentro. Ok, ciao. 2 secondi, ciao ciao. Cazzo. Questi due vanno messi qua nel camino. Devo tenerlo in tasca io. Ciao! Lo sapevo che tu avresti combinato qualcosa strano. Ma perché ste cose? La porta aperta, entra pure e saluta il tuo raga. Ciao. Non smetti queste cose. Mitica. Okay. Leggi! Oh, l'ho capito che il tuo ragazzo non sta parlando. Mi ha dato questo fogliettino. Vai nel cammino e riscaldati d'amore. Allora, ti spiego. La cosa puttana è che ho fatto tutte cose adesso, e quindi la cosa deve essere un po' più lunga. Ma vai, tu vai. Riscaldiamoci d'amore. No, amore, sei tu,
Io ti sposo prima o poi, sappilo. Ti sei riscaldata? Ok, questo non è ancora nulla per oggi, un piccolo ricordo di noi. Il bello deve arrivare stasera, però per adesso è questo. Molto. Come stai? Bene, un fiore. Come è andata a scuola oggi? Benissimo. Benissimo. Allora, ti spiego. Io oggi neanche dovevo andare a scuola per organizzare il tutto. Ci sono andato, per fortuna sono uscito prima. Ma nonostante questo mi sono messo a giocare a FIFA. E quindi ho fatto tutto, come vedi, adesso. Però la parte bella non è questa. E la vedrai dopo. Tanti auguri. Noi. Ma io tipo no, vabbè, ma tu sei un amore. Davvero piccolo. Ma perché queste cose? Poi io sono super sensibile, queste cose poi mi metto a piangere. Ma io ci metto a piangere. Ok, sbalzo temporale, sono le 7:10 tipo. E in questo momento sto solo in camera perché Claudia è di là che si sta asciugando i capelli. Abbiamo visto prima un film, sono stati per i cazzi nostri. E adesso è arrivato il momento della sorpresa vera e propria. T'ho posto? Lei prima mi ha detto che ci sta tipo 20 minuti ad asciugarsi i capelli. Già ne sono passati 10 e quindi ho 10 minuti per chiamare una pizzeria e chiedere se è possibile fare due pizze a forma di cuore. Buonasera Enrica. Buonasera, un'informazione. Volevo ordinare due pizze, però volevo chiedere se è possibile farle a forma di cuore. Pizza a forma di cuore, sì, è possibile. Ok, perfetto. Allora, un'americana e una pistacchio. Un'americana e una pistacchio? Sì, sì. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Dimmi! Hai qualcosa per il mal di cuore che sto morendo? Sì, però va preso a stomaco pieno. Ok. Anch'io. Finito? Sono ancora umidi però. Hai fame? Sai. Tanto quanto tanto. Un mondo a forma di mondo. Vuoi mangiarti il mondo? Vuoi mangiarti il mio cuore? No, sì, mangerei. Sì, sì. Dopo te lo faccio mangiare. Mami! Dai! Amore, ma la prossima fa per tempo che sto da te. Vai. Prendi. Prendete e mangiatene tu. Queste sono le mie felpe. Perché ti sei messa questa felpa? Perché mi piace. Oddio. Cazzo, che è successo? Mammi. Fai una bellissima cosa. Vediti quello che vuoi su Netflix. Perché devo andare a fare una cosa di là. Mi lasciare su. Addio. No. Addio. Va bene, ciao. Ciao. Ok, non l'ho fatto prima, devo farlo adesso, cioè sistemare questa stanza. E anche presto. Cazzo. Chi è? Quinto? Quanto viene? 10:50. Grazie, ciao. Posso prendermi questa cornice un attimo? Sì, la voglio. Ok. Io non l'ho mai toccata. Molte persone pensano che il rosa e il rosso stanno. Inutile. Ciao. Ehi, è pronto. Ti amo. Sì, anch'io ti amo. Allora, devi levarti. Allora, devi fare una piccola cosa. Devi tapparti gli occhi. Ok, seguimi. Tappati gli occhi. Sì, ma non vedo. E appunto, non devi vedere. Dove? No, mi sono persa, dammi la mano. Vieni qua un attimo. Vieni qua. Oh, no. Perché devi fare queste cose? Leva. Passa. Sì. No, vieni. Mamma, perché devi fare queste cose? Grazie. No, ci vediamo. Oh, ma dai, amore. Che c'è? Non lo sai che sei stronzo. Cosa? Ah, quello, si mangia. Che vuol dire si mangia? Si mangia. No, vabbè, io ti amo, veramente. No, no, amo, no, no, sei serio? Non ci, amore, no, è bellissimo. Non ci credo, aspetta, dove si mette questo? Ok, oddio, che bello. Amore. Fai vedere. No. Tada.
Quello che io te lo dicevo sempre. Cioè, amore, me lo compri. Apri la pizza che è più importante. Certo. Cuorici. No, va bene. No, tu mi stupisci, ti prego. C'è chi ha i capezzoli a forma di cuore. E c'è chi ha la pizza a forma di cuore. Da, da, da.